Eccomi! Il classico suono della moneta, giusto? Più o meno. Vediamo, vediamo. Mi sa chi la troverà la prima moneta, io o tu? Segno un bo e un bo. Zeno? Tittino, togliti, mo. Togliti, Zeno, togliti. Forza di Zeno. Posta di Zeno, togliti, mo, togliti. Coccoloni. Allora ti presto, ti passo il mio, Sì, il sì. Mio pinball. Mi sono dimenticato le batterie. Ecco, eccolo. Un altro bossolo. Il mio primo bossolo con il piastrone. Un altro bossolo. Bello, bello. Enorme. Chissà se è militare o della guerra o moderno, boh. Va bene. Il mio primo bossolo con il piastrone. Cosa segnava qua? Come prima. Come prima quando è uscito quel pezzo enorme di alluminio. Sta qua dentro. Qua dentro. Piombo. Piombo? Piombo, sì. Piombo. Piombo. Opla. Pesa. Vabbè. Che bel suono, questo potrebbe essere una moneta, Che vediamo. Segna più o meno? Segna, guarda che bella pietra, strana, che forma strana. Allora segna 31, da 30 in su, va. 30 in su, proviamo. Vediamo. E poi uscirà la prima moneta. Se esce qualche cosa. Ancora più profondo. Sì. Profondo. Anche senza pinpoint, sto imparando a, capito, a centrare il bersaglio. Sì, questa è la piastra è più grande, capito? Ecco perché noi abituati al gallet che la piastra è piccola. Infatti, però ti abitui subito. Sì, anche io adesso con la piastra nuova, veramente bello, è più bello da vedere anche. Quei 5 cm in più fa la differenza. Poi anche DD, doppio D, piastrone DD, va, niente, proviamo. È uscita? Vediamo questa bella monetozza, questa bella monetozza. Ah, cos'è? Sembrerebbe un anello, no? Un anello? Sembrerebbe, però no. Non è un anello. Può sembrare, ma non è. Vedi? C'è questa forma qua strana. È un po' piegato. Sì, ma non è anello. Rocco l'aveva messo sotto col trattore. Sì. No, non è anello, no. No, peccato. Però la forma più o meno è quella. Peccato. Va bene. Un altro campanellino, senti? Che dolcezza.
Vai. Vai. Con il nostro carotone. Eccolo. Sì. Ancora dentro. Ecco. Che cos'è? Si vede qualcosa? Non è votiva, no? No, non penso. No. Quindi una scheggia d'alluminio, qualcosa d'alluminio. Buono era buono. Ora hanno qualcosa di rombo. Può essere anche rame, questo colore che c'ha. Sì. Guarda, c'è anche un buco. Anche un buchino. Può essere anche rame. Una roba strana. Boh. Ok. Vabbò. Ancora non si vede bene cos'è? Ancora non si vede bene? Qua. Sotto questo piccolo alberello qui. Sotto questo. Vediamo insieme. Ah, ecco, una fibbia. Una fibbia? Sì. Come segnalo? Buono, segnalo buono. Bellissima. Mm-hmm. Bella. Va bene. Segna. Che segna? Le ultime due tacche. Le ultime due. Sopra i 90. Vediamo. Quant'era di profondità? Due. Due. 5, 6 centimetri. Più o meno. Ancora qua. Finalmente si inizia a sentire la fine del buco nero. Arrivando. Arriva. Ma vedi un po'. Pezzo di vetro. Alluminio, vetro. Alluminio? Dalla forma sembrava. Ma vedi un po', ci ha fatto proprio impazzire. Questo è stabile sui 30, Andrea. È stabile sui 30. 32, 33 massimo. Ok. E non è profondo. Vediamo qua. Ammirate il porta cortego da scavo fatto da mio padre, tutto bello, tutto artigianale. Sconto per voi 100 euro.
bello sconto. Ottimo sconto. Segnava profondo qua? No. Qua. Ma vorrei che fosse uscito. Cos'è? Cos'è? Moneta? No. Sembra un tappino. Un tappo o delle cartucce. Ah sì, ho pensato anch'io. Cartucce no, non è una cartuccia, è un altro tipo di tappo. Un'altra specie di tappo, sì. Sembrava una moneta invece. Va bene. Bene. Questo pomeriggio l'abbiamo passato anche con i metal. Ringraziamo di nuovo il nostro amico Rocco che ci ha dato di nuovo il permesso di venire a spazzolare qui nella sua campagna. Rocco. Siccome ha appena arato con il trattore, ne abbiamo approfittato. Qualcosa è uscito, quello che abbiamo trovato, questo è. C'ha tutto nel borsello mio padre. Niente di particolare. La piastra, il piastrone va abbastanza bene, anche il Simbrex, una meraviglia. Grazie a tutti della visione, mettete un mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi, condividete, alla prossima e se vi interessa qualche metal detector o accessori vari, noi da un paio di settimane collaboriamo con le aziende che vendono metal detector. Se vi va, contattateci su WhatsApp, link in descrizione. Ciao a tutti! Ciao a tutti.